obiettivo la Leone XIII. Ok. Questa è una delle ex colonne più grandi. Sì. Magari l'altro dopo cerchiamo una condizione delle pertinenze. Ha delle armi, qualcosa? Coltelli? No. Ehi, non ci dico. Questo è un lavoro? Sì, spero. Qui smontano la roba. Rispetto al recente passato, la situazione, secondo me, anche per questi controlli è nettamente migliorata, nel senso che troviamo sostanzialmente sempre le stesse persone, più o meno. Si tratta per lo più di senza tetto, di poveri che non hanno altre possibilità e stanno lì, ci dormono, ci vivono, qualcuno per brevi periodi, qualcuno invece è lì stanziale già da tanto tempo, insomma. Però il fatto che noi facciamo controlli così frequentemente evita che queste siano strutture che diventino un po' il luogo dove si insedino altri tipi di personaggi, come nel passato in effetti abbiamo anche trovato, e cioè dei ricercati o dei persone con precedenti penali importanti, oppure refurtiva, stupefacenti, venditori abusivi. Questo attualmente a Cesenatico non succede, lo abbiamo potuto verificare anche oggi. Oggi è una giornata che dal punto di vista climatologico non è favorevole per la spiaggia, quindi abbiamo approfittato per fare un giro all'interno di queste strutture, così per tenerci aggiornati. È chiaro che ogni volta in effetti qualcosa si trova, lo avete visto anche voi, ci sono carcasse di biciclette, buona parte di queste sono proventi di furto che persone portano lì e poi smontano, e ne riciclano i pezzi e lasciano lì le carcasse. In altri giacigli magari utilizzati da più tempo troviamo alle volte anche cose un po' particolari, come è successo oggi, il telefono su cui faremo qualche verifica, probabilmente rubato, una pistola giocattolo con tappo rosso quasi occultato, insomma, nell'oscurità, questo può anche passare, un grosso cacciavite che forse è usato per forzare le porte all'interno della struttura, ma può essere usato anche per fare altri tipi di attività. I proprietari hanno un interesse speculativo, cioè attendono di poter ristrutturare, attendono che in particolare nella zona di Ponente sia pronto il piano di recupero di questo comparto che possa portarli a un recupero urbanistico e quindi a un rilancio della zona che potenzialmente ha, quindi, sicuramente molto interesse. Punto di vista, che è il punto di vista di un organo di polizia, il fatto che strutture che comunque non sono utilizzate vengano date in qualche modo in utilizzo a gruppi di ragazzi locali che vi fanno attività, non lo valuto negativamente, anzi, intanto finché ci sono ragazzi del posto che utilizzano queste strutture per attività di svago, eccetera, intanto loro sono i primi che le controllano da un certo punto di vista.